Salve a tutti, sia ai vecchi che ai nuovi visitatori del canale. Io sono Jul e oggi parliamo di Child, un personaggio noto anche con il nome di Tartaglia. Tartaglia è un 5 stelle di elemento idro che utilizza l'arco, ma non dovete farvi ingannare da quella che è la sua arma principale, poiché in realtà parliamo di un personaggio in grado di maneggiare due tipologie di armi diverse. Lui è stato il primo a introdurre questa meccanica su Genshin, che al momento è stata perpetuata anche dalla Raiden Shogun, ovvero dall'arco in elettro di Inazuma. Tramite l'abilità elementale, Child è infatti in grado di estrarre due lame d'acqua e di attaccare con uno stile corpo a corpo tutti i nemici che si trova di fronte. Parliamo di un personaggio che brilla particolarmente nel ruolo di attaccante o di supporto elementale fortemente offensivo e che ha come indubbi punti di forza l'ottimo controllo dei nemici multipli, è un buon attaccante AOE, che significa un buon attaccante ad area, ha un ottimo elemento che comunque in combinazione con la maggior parte degli altri elementi presenti su Genshin gli permette di scatenare delle reazioni molto interessanti e non posso non parlare dei danni inflitti da Tartaglia, che se maneggiato alla perfezione e se inserito in una tipologia di team che ben si adatta alle sue capacità sono davvero notevoli. Tanto che parliamo di uno degli attaccanti tuttora più gettonati per il completamento della Abyss 12 e parliamo di un personaggio che comunque è uscito quasi un anno fa, quindi si è conservato molto bene a livello di meta nonostante il tempo passato. Per ulteriori e più specifiche informazioni sul suo kit di abilità elementale e burst vi rimando al mio video analisi banner dedicato a lui, apparirà ora il link in schermo. Premesso ciò, direi che possiamo iniziare con l'analisi. Le analisi personaggio da questo video in poi saranno molto più snelle e fruibili e includeranno esclusivamente le informazioni riguardanti gli artefatti, le armi, i talenti e i team nei quali vi consiglio di giocare i personaggi. Se poi doveste essere interessati a vedere effettivamente all'azione i protagonisti di questi video, ricordatevi che mi trovate minimo 2 volte a settimana in live sul sito Viola con Genshin Impact. Fate un salto e se volete seguirmi trovate il link in descrizione. Iniziamo con gli artefatti e ho intenzione per quanto riguarda Tartaglia di consigliarvi 3 differenti set sui quali potrete investire la vostra resina per rendere il personaggio più competitivo. Iniziamo con quello che è oggettivamente il set che al momento dell'uscita di questo video permette al personaggio di fare il maggior numero di danni e sto parlando del 4x del set Shimenawa. Il set Shimenawa's Reminiscence, meglio noto come Shimenawa, è un set che con il doppio pezzo fornisce un 18% in più di attacco al personaggio, mentre con il set completo, cioè con 4 pezzi identici, otteniamo il seguente effetto. Ogni volta che utilizziamo un'abilità elementale, se il personaggio che possiede lo Shimenawa ha almeno 15 punti di energia, la utilizzerà e otterrà come compenso un aumento del 50% per 10 secondi di tutti i danni che infligge con i colpi normali, caricati e dall'alto. Chiarisco subito in questa sede che l'energia, che in Genshin si presenta sotto forma di particelle o di sfere che attaccando i nemici rilascerete con i personaggi, è quella particolare fonte di potere che se assorbita dai vostri personaggi vi permette di aumentare e caricare piano piano la vostra barra dell'Elemental Burst. Una volta che avrete raggiunto l'energia richiesta dal suddetto personaggio per utilizzare l'abilità, vedrete il simbolo dell'abilità brillare e spingendo il tasto corrispondente potrete scatenarla. Con questo set Tartaglia va evidentemente a sacrificare la sua capacità di riciclo delle abilità burst, in compenso però ottiene un notevole potenziamento a tutti i danni che va a infliggere con i colpi normali e caricati. I colpi dall'alto li tralascio poiché Tartaglia non è esattamente un personaggio che si basa su questo tipo di danno. Il motivo per cui questo set è parecchio gettonato su Tartaglia è presto detto. Innanzitutto la sua Elemental Burst, indipendentemente dalla forma, costa 60,
un costo non bassissimo, ma nemmeno spropositato, e che quindi non viene alla fin fine reso proibitivo dagli effetti dello Shimenawa. Se giocate infatti Tartaglia all'interno di un team particolarmente adatto a generare particelle, e questo è un ruolo che viene perfettamente incarnato da personaggi come Fischl e Raiden, Tartaglia riuscirà senza grossi problemi ad utilizzare almeno una Elemental Burst per ogni potenziamento dello Shimenawa. Lo Shimenawa è tra l'altro un set ampiamente consigliato per Tartaglia, poiché è uno dei più convenienti dal punto di vista dell'investimento di resina. Il dominio nel quale potrete farmare questi artefatti è infatti il medesimo di un altro gettonatissimo set di artefatti, ovvero l'Emblem of Severed Fate, uno dei set indiscutibilmente più forti da dare ai vostri supporti e in particolare a batterie come la già ampiamente citata Raiden. Utilizzare la resina in questo dominio significa ottenere sempre e comunque dei pezzi di set di artefatti che sono giocabili e potenti, e dunque andrete a ottimizzare la vostra resina molto meglio rispetto magari al classico farming in domini dove uno dei due set di artefatti è decisamente meno potente dell'altro. Un altro set di artefatti che sicuramente vi consiglio per Tartaglia è l'Art of Death. Questo set, sebbene sia stato leggermente surclassato dallo Shimenawa, rimane un assoluto classico per Tartaglia. Con il doppio pezzo andiamo infatti a dargli un 15% in più di Hydro Damage Bonus, mentre con il set completo andiamo ad avere il seguente effetto. Dopo aver utilizzato un'abilità elementale, i danni da attacco normale e caricato aumenteranno del 30% per 15 secondi. La differenza con lo Shimenawa è evidente, poiché se questo set ci permette di avere un bonus del 30%, l'altro ce lo concede invece del 50%, e ogni 10 secondi, non ogni 15. Per cui in generale è normale e matematico che il 4x dello Shimenawa ci faccia fare più danni. Questo set però d'altra parte ha l'enorme vantaggio di non andare a privarci di energia, e dunque è sicuramente il più adatto per i giocatori che faticano a costruire un team solido dal punto di vista della creazione energetica intorno a Tartaglia. L'ultima opzione che vi consiglio dal punto di vista degli artefatti per Tartaglia è il 4x del Retracting Bolide. Con il doppio pezzo andiamo ad aumentare la potenza dello scudo del personaggio del 35%, ma l'effetto che veramente ci interessa è quello del set completo. Fintanto che il personaggio che indossa il bolide sarà protetto da uno scudo, otterrà infatti un 40% di danno in più sui colpi normali e caricati. Parliamo di un set che secondo me allo stato attuale del gioco non è al livello dei due precedenti, ma attenzione poiché rimane comunque super adatto a tutti coloro che giocano Tartaglia con un supporto in grado di mettergli uno scudo. E se consideriamo che uno dei supporti elementali più gettonati da abbinare al nostro Tartaglia è Beidou, che tramite la prima costellazione riesce a mettere uno scudo sui personaggi protetti dalla sua burst, si va facilmente a capire il perché vi consiglio questo set. Per quanto riguarda le statistiche degli artefatti, Tartaglia è un attaccante molto classico. Sul pezzo di testa volete crit rate o crit damage, in modo come al solito da bilanciare queste due statistiche. Cercate di mantenervi idealmente sul 50% crit rate e il 120-150 crit damage. Come coppa assolutamente Hydro Damage Bonus, come Clessidra attacco, mentre per quanto riguarda le statistiche secondarie date la precedenza a crit rate, crit damage, attacco percentuale, attacco flat, energy recharge ed elemental mastery. E sì, vi ho elencato le statistiche in ordine di importanza. Adesso parliamo delle armi che vi consiglio su Tartaglia, e vi anticipo già che vi proporrò le due opzioni migliori sia tra le armi a 5 stelle sia tra quelle a 4 stelle. No, non sono le uniche opzioni, sono semplicemente quelle che ritengo più performanti sul personaggio, ma se non le possedete e preferite giocare Tartaglia con delle altre opzioni, siete liberissimi di farlo. Per quanto riguarda gli archi a 5 stelle, il migliore giocabile da Tartaglia è assolutamente il Polar Star. Un arco limitato con crit rate come statistica secondaria e un effetto che permette al personaggio che lo impugna di avere un aumento dei danni sia dell'abilità elementale
sia dell'abilità Burst, è soprattutto un meccanismo a livelli che permette ai personaggi, tramite l'accumulo dei suddetti che avviene utilizzando i colpi normali caricati, le skill e le Burst, di arrivare ad avere un aumento dell'attacco del 48% al livello massimo, che è il quarto. È davvero un arco ottimizzato sul personaggio di Tartaglia, che ricordo a tutti essere un personaggio che utilizza bene o male tutte le parti del suo kit, dai colpi normali ai colpi caricati, all'elemental skill fino all'elemental burst. La seconda arma a 5 stelle che vi consiglio, e che purtroppo è di nuovo un'arma limitata, è il Thundering Pulse. Un arco con crit damage come seconda statistica e un effetto che permette a Tartaglia di avere un aumento del 20% dell'attacco e un sistema a livelli similare a quello del Polar Star. Si va da 1 a 3 ed i bonus corrispondenti sono 12, 24, 40% di danni in più sui colpi normali. E per ottenere un livello di questo Thunder Emblem dovremo o colpire gli avversari con i colpi normali, o utilizzare l'abilità elementale, o avere l'energia inferiore al 100%. Nel complesso il Polar Star è sì più performante del Thundering Pulse, ma non consiglio a tutti i giocatori che già possiedono questo secondo arco viola di andare a investire nel Polar Star. Il miglioramento in termini di danni del Polar Star è visibile, ma non così netto. Per cui parliamo di due armi a 5 stelle che a rank 1 sono più o meno equiparabili. Attenzione però, poiché con l'aumento dei rank il Polar Star diventa decisamente più potente del Pulse. Tra le armi a 4 stelle invece vi consiglio il Viridescent Hunt e il Rust. Il Viridescent Hunt è l'arco a pagamento ottenibile tramite il Battle Pass, che possiede crit rate come seconda statistica e un effetto abbastanza interessante che permette a Tartaglia di andare a migliorare il suo impatto offensivo in campo. Questo arco si gioca prevalentemente poiché possiede crit rate, e come già detto, come seconda statistica, e quindi vi aiuta a bilanciare crit rate e crit damage senza dovervi appoggiare eccessivamente alla fortuna nel trovare gli artefatti giusti. Viceversa, il Rust è un arco con un effetto molto più interessante rispetto al Viridescent, ma che possiede attacco come seconda statistica e che dunque richiede ai giocatori un minimo di impegno in più nell'ottenimento degli artefatti e soprattutto nel bilanciamento di crit rate e crit damage. L'effetto del Rust va ad aumentare i danni degli attacchi normali di Tartaglia fino a un massimo dell'80% a rank 5 e diminuisce la potenza dei suoi colpi caricati, che tanto non andremo a utilizzare poiché la forma arco è quella meno forte del personaggio. Questo arco è evocabile all'interno del sistema gacha del gioco e non è limitato, per cui sarà sicuramente quello più semplice da ottenere per i giocatori. E questo è tutto per quanto riguarda le armi, adesso due parole velocissime sui talenti. Attenzione a non farvi ingannare dall'estetica di Tartaglia. È verissimo che una volta entrato in forma lama tramite l'abilità elementale, i suoi attacchi diventano a tutti gli effetti attacchi normali, ma è altrettanto vero che se volete potenziare i danni inflitti dagli attacchi normali in forma lama, è il talento dell'abilità elementale che dovete tirare su, e non quello degli attacchi normali. Il primo talento di Tartaglia infatti va ad aumentare il danno che infliggete con i colpi normali con l'arco e in più, e questo è l'effetto più interessante, anche l'effetto della speciale meccanica Riptide Flash. Ma al di là di ciò è assolutamente il secondo talento, quello che per primo dovrete portare a livello alto, poiché vi permetterà di migliorare sensibilmente la prestazione del vostro Tartaglia una volta entrato in forma lama, ed è quello il momento in cui infliggerete i danni maggiori, soprattutto se andrete a sfruttare le armi e gli artefatti che vi ho consigliato sino ad ora. L'ordine che vi consiglio per potenziare i talenti è dunque 2-3-1, ovvero iniziate con l'abilità elementale, poi con la burst e infine con i colpi normali. Dulcis in fundo, concludiamo con le tipologie di formazioni nelle quali vi consiglio di provare Tartaglia. E in questo video opterò per le tre formazioni principali e più famose dove il personaggio figura davvero molto bene. La prima è il classicissimo Fireworks Tartaglia, un team comunemente conosciuto con questo nome e che si può riassumere in italiano con team basato sull'Electrocharged, dove Tartaglia fa un bordello di danni ad area e mantiene il controllo del campo nemico. La formazione classica che forma questa tipologia di team è Tartaglia come attaccante principale, la combo Facial Beidou, che gli permette di avere sia la risonanza elettro e dunque di caricare meglio la burst,
sia un eccezionale supporto elettro e dunque ideale per scatenare electrocharged sul campo, questa formazione può essere conclusa da un personaggio jolly. Le migliori opzioni secondo me sono due e sono o Bennett o Kazuha. Bennett ha il grosso vantaggio che oltre a potenziarvi i danni vi va anche a curare, mentre Kazuha non vi cura, ma in compenso vi fornisce un buon CC, cioè un buon controllo masse, vi permette di raccogliere i nemici e dunque di andare a rendere l'effetto delle reazioni di Tartaglia ancora più evidente. E un'altra variazione che potete fare a questa formazione è il personaggio di Raiden al posto di Fischl. Raiden andrà a caricare molto più agilmente l'Elemental Burst di Tartaglia e manterrà lo stesso ruolo di supporto elementare Electro che aveva Fischl nella formazione originale. Il secondo team che vi propongo è una variazione del National Team che prevede Tartaglia al posto di Xingqiu. Questo team, famosissimo nel panorama di Genshin, prevede Shanling come fonte principale di danno da reazione. La burst di Shanling infatti è bestiale da questo punto di vista, e abbinata a Tartaglia come supporto elementale offensivo slash secondo attaccante, andrete a scatenare una guerra di Vaporize sul campo che sbriciolerà qualsiasi nemico vi ritroverete davanti. La formazione è analoga alla precedente, solo che invece di giocare di Electrocharged, giocate di Vaporize. E se posso permettermi un consiglio, qua potete provare a sostituire Shanling anche con altri attaccanti elementali Pyro, come per esempio una Yoimiya. L'ultima, ma non meno importante, formazione che vi propongo è il classicissimo Permafreeze, ovvero l'interazione di ghiaccio e acqua in una formazione che si basa sulla gestione delle masse senza per forza utilizzare un elemento di crowd control. In questa formazione Tartaglia funge sia da attaccante principale sia da supporto elementale e può essere abbinato a una Ganyu, a una Rosaria, a una Hayaka, e in generale i due personaggi si alternano in campo e mantengono i nemici costantemente congelati. La formazione può essere completabile con un secondo elemento crio in modo da scatenare la risonanza e con un elemento animo che va sempre bene in combinazione con lo stile di gioco di Tartaglia. E detto questo, basta! Io direi di aver analizzato a sufficienza il personaggio di Tartaglia. Spero che abbiate gradito questo video e che vi abbia aiutati almeno un pochino a meglio comprendere le potenzialità del personaggio. A me non resta che augurarvi buona fortuna nel caso in cui sia un vostro obiettivo di evocazioni e non mi resta che consigliarvi caldamente, nel caso in cui abbiate apprezzato il mio lavoro, di lasciarmi un mi piace e di iscrivervi al mio canale, senza dimenticare ovviamente di attivare la campanellina in modo da ricevere una notifica ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Trovate in descrizione i links a tutti i miei social, Instagram, sito Viola e Discord. E da Jul e Tartaglia è tutto. Fate i bravi e vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao!